Allora, quindi le devo chiedere per prima cosa se lei è una persona che l'accompagna. I suoi parenti hanno problemi alla vista. Lei adesso ha più dei problemi a vedere da vicino o da lontano. Non so quanti ragazzi anche, proprio adolescenti, ho avuto che vanno proprio a vedere da lontano per colpa del cellulare, perché stando sempre al cellulare così attaccato, dopo guardano e vedono tutto sfocato e fa rovinare veramente tanto la vista a lungo andare. Quindi ci stia attento e nel caso attivi la luce gialla. Ok, quindi chissà se riuscirà a ridurlo. Si può pensare anche a lenti che aiutino, insomma, a guardare lo schermo senza rovinarsi la vista. Ok, poi soffre di prurito o bruciore ultimamente in zona. E soffre anche di mal di testa. Ok. Lo descrivo un pochino, a parte da qui arriva qui. Dov'è? Prima di tutto a osservarle gli occhi, a testarle intorno e dopo andrò un attimo anche a sentire i suoi muscoli, ok? Posso avvicinarmi un secondo? Grazie. Ok. Quindi metto che il mal di testa parte da qui. I suoi occhi, quindi per prima cosa io le chiedo di chiudere
adesso cercherò, li devi tenere aperti e cercherò di chiuderli, ok? D'accordo, allora, tra poco sarò molto delicato ovviamente. Mi faccio male. Sta facendo fatica. Ok. Ancora un attimo. Un attimino. Ok. Perfetto. Mi sembra tutto a posto. Prima di passare alla visione periferica, volevo un attimo controllare i suoi occhi per vedere se c'è del giallo o del rosso che non dovrebbe esserci, che prepondera, insomma, più del normale. Ok, quindi chiudo l'altro e le abbasso un occhio. Potrebbe dare un leggero fastidio, spero di no. Chiudere l'altro occhio. Ok. Sono leggermente rossi, però mi ha detto che le bruciano ultimamente. Lei se li sta sfregando ultimamente. Stanchezza, sì. Ma sa cosa? È anche il fatto che utilizzando l'aria condizionata in questo periodo si seccano tantissimo gli occhi, fino a ancora più rito, ancora più bruciore. È tutto proprio un cane che si morde la coda, purtroppo. Ok, allora, adesso le controllo la visione periferica, quindi appoggio un attimo via la mia torcia e le chiedo di guardare sul mio naso, esattamente qui, e io le chiedo anche di dirmi quando le mie dita escono fuori dalla sua visione, d'accordo? Perfetto, ok. Ok, un'altra volta. Perfetto, adesso facciamo il contrario, mi devi dire quando entrano nella sua visione. Un'altra volta di qua che devo ricontrollare. Ok. Fantastico. E adesso le chiedo di
un occhio alla volta, seguire. Sì, può essere rilassante in qualche paziente. Sono contenta che le stia piacendo. Ok, altro occhio. Ora è arrivato il famoso, famoso momento dell'ottotipo. L'ottotipo è questa semplice carta qui e lei, un occhio alla volta, mi dovrà dire la lettera. D'accordo? Ok? Chiudo un occhio. Perfetto. E cominciamo. Ok, ci siamo. Proviamo ad andare un po' più a fondo. E D F G Z F E L. Andiamo alla riga ancora più in basso. Questa lettera. D, esatto. Ok. Ok. E andiamo poi qui. Ok. No. No. Allora. No, non si preoccupi, in realtà non la di gravissimo. Adesso le chiedo di fare la stessa cosa con l'altro occhio, ok? Chiudo l'altro occhio e di nuovo ripartiamo da qui, direi che va bene.
Riapri tutti gli occhi. Ok, adesso prima facciamo altri test e poi proviamo le lenti e guardiamo come lo vedi dopo, ok? Ok. Allora, ora ti farò dei test abbastanza banali che possono essere fatti anche a casa in realtà. Il primo è: concentrati sul puntino nero. Guarda il puntino nero. Devi verificare che le altre linee non ti sembrino storte. Osserva pure. Questa è la retina. Ok. Secondo test. Questo va fatto un occhio per volta. Quindi. Ok. Le risulta che qualche linea sia più corta, più lunga, leggermente spostata, che non sia tutto perfettamente asimmetrico. Simmetrico, scusi. Ok. L'altro occhio. Lo avvicino. Lo osservi bene, mi dica se nota qualcosa, qualsiasi cosa, che è un piccolo particolare. 3. L'ultimo era per l'astigmatismo e l'ultimo che le faccio fare è quello per i colori, ok? Per verificare se c'è anche una minima possibilità che lei possa essere daltonico leggermente, così. Ok, allora un occhio alla volta. Mi dica cosa vede sulla prima fila. L'altro occhio e mi dica se legge qualcosa nella seconda fila. Ok, perfetto, perfetto, tutto a posto per fortuna. Me lo segno un secondo. Abbiamo quasi fatto. Adesso le andrò a mettere degli occhiali vuoti e poi le andrò a inserire delle lenti e lei mi dovrà dire come vedrà l'ottotipo. Ok? Riproviamo a leggere che ho sbagliato prima. Poi con un occhio proviamo. Ok. Come va? Come vedo? Ok. Quest'ultima fila. Aspetta.
a leggere la penultima riga, ok? Leggiamo la penultima. E l'ultima. La quarta. Quinto, sesto, settimo. Una. Perfetto. Prendo un secondo appunti. Così dopo le faccio la prescrizione, ok? Io dopo gliela scrivo e le arriverà per mail. Assolutamente. Dovrò posare prevalentemente delle lenti da riposo. Le occhiali da riposo. Quindi non ho niente lente a contatto, non glielo consiglio. Ok. Adesso ultimo step della nostra vista. E poi può andare. Allora le ho chiesto se c'era qualcuno ad accompagnarla perché devo mettere alcune gocce. Ok, chiudo gli occhi. Ecco qua. Come mi vede? Mi ha visto meglio. Ok. Adesso le chiedo di portare la pazienza. Un attimo. E vado a osservare per bene. Ok. Da fastidio? No, perfetto. Sì, è normale, normalissimo. Non si preoccupi, ho quasi finito. D'accordo. L'altro occhio. Ecco qui. Pensi che meglio lo faccio ora, più tardi lo potrò fare la prossima volta, ok? Abbiamo un macchinario meno invasivo, ma è giusto rotto ieri e costa tanto, quindi non so quando riusciremo a riaverlo.
Se non vado a lavoro oggi pomeriggio, ok? E noi ci vediamo se va tutto bene fra un annetto, d'accordo? Arrivederci.